Con questo video tutorial vediamo insieme come gestire le prime operazioni di configurazione del tema che abbiamo attivato nella sessione precedente. Ci troviamo di fronte in effetti a una pagina un po' spoglia che è opportuno cominciare ad arricchire di contenuti. I contenuti che trattiamo in questa fase sono i menu. Allora, cominciamo a vedere un po' quali sono le zone che il tema ci offre come possibili luoghi per disporre i menu. Avremo a disposizione un menu orizzontale, dove qui c'è scritto pagina di esempio, perché automaticamente il sistema ha inserito qua il nome di una pagina che conterrà alcuni elementi un po' generali, tipo per contattarci l'organigramma piuttosto che il glossario, almeno nella nostra proposta. Poi ci sarà un secondo menu orizzontale, che è quello della navigazione per soggetti, che è su questa riga verde scura, dove noi metteremo le pagine riferite ai soggetti che abitano la scuola, cioè i docenti, gli studenti, i genitori, personale ATA. Poi avremo sulla sinistra una parte che andremo a organizzare come invece menu più di struttura, dove raccoglieremo sia divisi per box tematici, diciamo, le comunicazioni, ma poi anche una parte più di struttura vera e propria con l'organizzazione della scuola, la segreteria e quant'altro. E poi abbiamo, dopo il footer, un menu in basso, no? Il footer serve il piedipagina. E ancora in verdone, come sfondo, dove inseriremo crediti, note legali, privacy e altro ancora. Il nostro riferimento, se vogliamo prenderne uno, no, è quel sito dell'Istituto Comprensivo di Oggiate Comasco, che ha una struttura di navigazione tipo quella che ho appena detto. Quindi, sopra la testata abbiamo un menu di servizio, un glossario, accessibilità dove siamo, contatti, in più c'è il tasto di collegamento. La parte invece nella prima barra orizzontale scura con i soggetti, poi abbiamo dei box sulla sinistra che la collega, il primo nominato in evidenza, magari noi lo chiameremo comunicazioni, e poi abbiamo la scuola, la segreteria ed altro, e poi in fondo abbiamo proprio alla fine, non esattamente nella nostra stessa posizione, no? Un altro menu che in questo caso anticipa il cosiddetto piedipagine o footer. Vedete, sono cose che poi possono essere anche gestite in modo diverso, ma noi teniamo grosso modo questo come riferimento perché a noi interessa imparare a costruire i menu. Poi, quali menu usiamo, quali ci servono e come li mettiamo potrebbe essere un passo successivo. Torniamo adesso sul nostro sito e ci colleghiamo per andare nell'area di amministrazione. Collegati, ho sbagliato, vediamo un po' se mi ricordo meglio. Niente. Proviamo ancora questo. Ecco, il problema di dimenticare la password in effetti è un problema piuttosto ricorrente nei miei casi. Comunque, siccome noi poi abbiamo collegato il tutto al nostro indirizzo email, se uno l'ha dimenticato, la chiede e viene poi a essere ricambiata. Bene, allora, su cosa noi dobbiamo riferirci? Prima cosa, creazione di questo menu superiore, con le voci, il glossario, accessibilità, dove siamo e contatti. Sono pagine normali. E quindi per la prima cosa noi dovremo inserire nuova pagina. Clicchiamo sul tasto nuovo e vedete, abbiamo varie possibilità, nuovo articolo, nuovi media, nuovo link, nuova pagina. Clicchiamo su nuova pagina. Andiamo qua a ricordare, scriviamo allora glossario, poniamo. Naturalmente uno fa la pagina che vuole. Lasciamola pure attualmente senza contenuto, perché adesso facciamo il menu, la riempiremo poi in un secondo momento. E vedete, no, noi abbiamo a disposizione anche altri strumenti, attributi pagina, template. Noi lasciamo quello che è, perché questa pagina non ha un genitore, ma una pagina base. E gli associamo il template standard, cioè non sarà una pagina con caratteristiche particolari, come ci capiterà poi di fare in seguito. E pubblichiamo.
Poi proseguiamo, dopo questa pubblichiamo anche accessibilità, nuova pagina, modifica pagina, aggiungi nuova pagina, accessibilità, pubblica. Vedete, molto veloce, facciamo tutte le pagine che ci occorrono adesso nella parte superiore, dove siamo, nuova pagina. Poi le riempiremo ovviamente in seguito, pubblica, e poi ne mettiamo ancora un'ultima che era contatti, aggiungi nuova, contatti. Benissimo, ecco che abbiamo le quattro pagine e adesso andiamo a farci il menu orizzontale. Questo passaggio si riferisce a questo particolare modello, perché in altri modelli, senza l'aggiunta che abbiamo fatto noi, non c'è la possibilità di gestire in modo personalizzato, a meno che sia un tema che lo preveda, ma nei temi messi a disposizione in automatico questo non c'è, i menu orizzontali. WordPress vi permette con la funzione aspetto menu nativa di gestire soltanto quelli verticali. Ma noi abbiamo fatto un'aggiunta al tema proprio per poter lavorare anche su altri tipi di menu, quelli che sono laterali. Bene, per prima cosa noi andiamo a crearci un nuovo menu. Chiamiamolo ad esempio menu superiore. Creazione menu. Vedete com'è semplice? Ripeto, aspetto menu, clicchiamo sul più e creiamo un nuovo menu e quindi su creazione menu. Vedete che appena il menu si è creato è cambiata la visualizzazione, in particolare trovate questo box che esiste soltanto nel nostro modello che è posizione dei temi. Infatti menu 1, menu 2, menu 3 corrispondono alla variazione che noi abbiamo fatto in modo di gestire in modo automatico e semplice i tre menu orizzontali, che ripeto ancora, sono quelli che nel sito dell'Istituto Comprensivo di Olgiate contengono il primo. Glossario, accessibilità, dove siamo, contatti e collegati, il secondo i soggetti e l'ultimo invece la parte sotto il piedi pagina o vicino al piedi pagina. Torniamo qua, il menu superiore è attivo, l'abbiamo appena creato e dobbiamo dirgli che cosa deve contenere. Scegliamo contatti, dove siamo, accessibilità e glossario e clicchiamo su aggiungi al menu. Vedete che adesso questo menu superiore, contiene questi quattro elementi. Clicco su Salva menu. Bene, cliccato su Salva menu, ecco che noi possiamo adesso attribuire il menu superiore alla posizione corretta che è nel menu 1. Clicco, scelgo menu superiore al menu 1 ed è l'unico che c'è, posso sbagliare, e poi su Salva. Andiamo a vedere se l'ha preso. Visualizza sito. Vedete in alto, glossario, accessibilità, dove siamo, contatti. Perfetto. Adesso aspettiamo a costruire il menu orizzontale con le persone che vedete in automatico, se noi non diciamo nulla, lui prende tutto, prende troppo, dovremmo poi dire, ah, fermati, no, qui non devi mettere questi ma quest'altri, ma dobbiamo creare le pagine prima. Non creiamo adesso queste dei docenti, degli studenti, perché sono pagine un po' particolari e chiedono un approccio leggermente diverso. Andiamo in basso e sostituiamo quelli che ci sono qua, che lui prende in automatico, con invece il menu tipo istituto comprensivo. Ci limitiamo soltanto a tre, giusto per far vedere come funzionano, che sono magari crediti, che qua non c'è, qui l'ha messo qui, non importa, noi lo mettiamo in questa posizione, che è meglio, crediti, privacy e note legali. Poi sta a voi aggiungere quello che volete. Vediamo se l'operazione poi ci risulta semplice. Andiamo sul nostro, vedete il mouse su anitel.net, che è questa barra orizzontale di amministrazione, e andiamo direttamente su, anzi no, scusate, non su menu, ma prima dobbiamo fare le pagine. Quindi più, nuovo, nuova pagina. E ci facciamo queste tre nuove pagine. Crediti, importante nei crediti mettere gli autori, poi sono tutti questi peraltro dei temi di libera diffusione, quindi vanno citati da qualche parte come loro uso, soltanto questo. Aggiungi nuova, dopo crediti mettiamo anche note legali, pubblica e poi mettiamo privacy. Aggiungi nuova, privacy. Dovremmo ormai avere capito grosso modo come si costruiscono questi menu in basso. È sufficiente poi andare in aspetto menu. Una volta che abbiamo creato le pagine,
creare un nuovo menu che magari chiamiamo, non so, menu inferiore. E da questo perché lui si ricorda cosa che ho fatto su altri siti, creazione menu. L'abbiamo creato, siamo sul menu inferiore. Gli diciamo, tu devi mettere privacy, note legali, crediti e contatti. Vedete nelle pagine già che lui vi mostra, vi mette in ordine cronologico dalla più recente. No, contatti non c'entra. Aggiungi al menu. Ed è stato aggiunto. Poi se uno vuole cambiare posizione, non fa altro che tirare su. Vedete, un'operazione semplice di trascinamento. Per spostare l'ordine a piacimento. Lo salviamo, l'abbiamo creato e dove lo andiamo a mettere? Nella terza posizione, perché la seconda è quella del menu orizzontale per soggetti. Vedete qui compaiono i menu fatti, se il superiore è sull'1, l'inferiore è sul 3. Salva il menu e andiamo a vedere adesso se effettivamente abbiamo ottenuto l'obiettivo voluto. Qua li abbiamo ancora tutti perché ovviamente dobbiamo ancora scegliere quelli che vanno a posizionarsi lì. Andiamo in basso, ecco che abbiamo crediti, note legale, privacy. Se clicchiamo su crediti si apre la pagina crediti, però eccola qua, vedete ancora non ha contenuto. Ritorniamo in home page e soprattutto andiamo a costruirci l'ultimo menu orizzontale, che però ha una modalità diversa. Andiamo a vederla qua. Il sudo comprensivo. Se io clicco su una voce qualsiasi di quelli già fatti, tipo glossario, vedete, no? Trovo il suo glossario. In questo caso sull'area destra non c'è nulla perché è l'area deputata alle sottopagine, come abbiamo visto nel video tutorial introduttivo, e non c'è nessun, diciamo, archivio automatico, perché questa è una pagina pura. Se noi invece clicchiamo su studenti, vedete che accanto a una sua navigazione per sottopagine troviamo qua l'archivio e qua tra l'altro troviamo tutte le comunicazioni che vengono messe, no, già secondo una data modalità, no? Noi abbiamo l'elenco, se vogliamo, in ordine decrescente delle comunicazioni riferite agli studenti. Adesso se clicchiamo su docenti. Cosa vuol dire tutto questo, no? Poi abbiamo anche l'archivio febbraio. Con tutte. Vuol dire che sono pagine molto particolari. Sono pagine che abbiamo creato appositamente in modo che potessero sia avere le sottopagine come pagine di una struttura d'albero classica, come quelle di prima, ma potessero anche inserire tutte le comunicazioni filtrate attraverso la categoria associata. In altri termini, si fa in modo che ciascun articolo, ciascuna circolare sia associata alla categoria uguale al soggetto in modo che possa essere inserita qua. È l'inizio quasi più difficile dirlo che farlo, ma vediamo allora la semplice procedura. Ammettiamo di creare la pagina docenti. Io qua creerò inizialmente nel video tutorial soltanto docenti e studenti, lasciando poi l'esercizio di completamento in modo che uno impari a essere anche autonomo. Ma la procedura è la stessa. Prima di creare la pagina, occorre creare la cosiddetta categoria. La categoria che è quel contenitore dove confluiscono tutte le circolari o le comunicazioni riferite a quel soggetto. Sposto il mouse su articoli, vado su categorie. Già ne abbiamo una e 20, abbiamo creato prima, creo la categoria docenti. Aggiungi nuova categoria. Appena l'ho aggiunto, vado col mouse sopra, docenti, guardo in basso, nella posizione proprio appena in basso nel vostro video tutorial e cerco il numero. Vedete, c'è scritto tag ID uguale 6 e poi c'è un'e commerciale posta. E mi annotano questo. Questa è la categoria identificata dal numero 6. Poi ne aggiungo un'altra, aggiungi nuova categoria, poniamo studenti. E ancora vado su, aggiungi nuova, studenti e la numero 7, 6 e 7. Benissimo, quindi primo passo, aggiunta la categoria. Secondo passo, faccio la pagina che dovrò unire alla categoria. Nuovo, pagina. Scrivo docenti. Pagina docenti e faccio adesso però un'operazione nuova. Non mi limito,
a fare pubblica, ma prima scelgo il template di riferimento e dico: tu non sei un template, diciamo classico, direi quello standard, ma sei una pagina con categorie. Clicco su pagina con categorie e poi devo fare l'ultima operazione. Dopo che gli ho detto quale modello di pagina deve usare, clicco su impostazioni schermo la prima volta che faccio, in modo che sia spuntata la voce campi personalizzati, che è quell'elemento che mi consente di unire alla pagina l'ID, cioè il numero corrispondente alla categoria. Scendo giù, vedete campi personalizzato, questo è il punto importante che all'inizio sembra così un po' complesso, ma poi assolutamente meccanico. E gli aggiungo un nuovo campo personalizzato. Qua, scusate, devo ancora metterlo, che è il campo categoria. A me viene già il suggerimento perché ripeto un'operazione che ho già fatto altre volte e gli dico il valore 6. E poi clicco su aggiungi campo personalizzato. Vedete? È stato preso, ho finito, non devo fare altro che pubblica. Vediamo se abbiamo capito, facciamolo subito anche con l'altro. Allora, prima cosa, categoria l'abbiamo fatta. Seconda cosa, nuova pagina. Vediamo se mi ricordo. Allora, il nome è studenti, ok. Poi il template, pagina con categorie, perfetto, e poi il campo personalizzato che avendo già fatto una volta me lo trovo qua a disposizione, è più veloce, categoria, valore 7. Vado qua e vado a pubblica. Benissimo, ho fatto le due pagine e adesso il menu. Quindi vado, quindi vedete una procedura fissa, aspetto. Menu e vado a creargli un nuovo menu. Il terzo menu chiameremo pure banalmente menu orizzontale. Beh, il nome che noi diamo è assolutamente a nostra scelta. Lo creiamo e gli andiamo a inserire le pagine studenti e docenti. Aggiungi il menu, eccolo qua e lo salviamo. Ma adesso dobbiamo metterlo dove? Nel menu 2. Menu 2 sarà il menu orizzontale. Salva menu. Perfetto. Fatto. Andiamo a vederlo adesso se c'è o non c'è. Me lo aspetto in quello lì verdone. Eccolo qua, studenti e docenti. Se ho fatto giusto, in studenti mi trovo un archivio e anche in docenti. Eccolo qua pronto l'archivio. Non contiene nulla perché non ci sono ancora state delle circolari associate a studenti. È lo stesso per docenti. Però abbiamo fatto giusto. Nel senso che la prova che siamo nel giusto è che c'è in automatico già l'archivio. Vedete, quindi questa personalizzazione che noi abbiamo prodotto, no, prendendolo da un tema già ben scritto per WordPress, in realtà di un paio d'anni fa, ci consente di trasformare a piacimento il nostro ex blog WordPress in un sito con tutte le caratteristiche che noi vogliamo. Se uno dicesse invece che tre menu orizzontali ne voglio quattro, beh, basta che ci accordiamo, facciamo una variazione al tema, ma poi utilizzeremo la procedura in maniera del tutto automatico. Il prossimo video tutorial, una volta che abbiamo visto questo per quello che riguarda il menu orizzontale, invece verterà sul menu verticale sulla sinistra, sarà fatto in modo simile, ma con qualche passaggio diverso, perché come già detto, WordPress i menu verticali li gestisce in modo autonomo con la modalità, ripeto, che vedremo quanto prima.